l'avete mai sentita, vi suggerisco di andare a sentire questo pezzo. Faccio sentire i primi accordi e poi abbasso. Painted Smile, sorriso. Brian Ferry. Too fast to live. Too young to die. Bellissimo. Poi ha una ritmica, un'atmosfera, è arrangiato benissimo. Allora, dai, alleggeriamo un po' perché l'altro video era un po' pesantino. Risposte. Allora, Andrea Acla mi ha fatto delle domande, adesso vediamo se le rispondo tutte. Mi hai chiesto cosa sono questi quadri, cosa significano. Allora, ti ho dato un commento, una risposta al tuo commento, adesso ti dico la storia di questi quadri. E la mia famiglia, quando ancora stavo con i miei, mi pare. Sì, da lì a poco poi sono andato via. Abbiamo conosciuto questo artista, si chiama Umberto Pettinicchio, adesso ha 80 anni, all'età di mia mamma. E è stato lui a dire, no, ma io ti voglio fare dei ritratti. E sono andato lì un pomeriggio a Campo Fiorenzo, credo che sia una frazione di Casatenovo, credo. Comunque, beh, non è importante. Sono stato lì 3 o 4 ore e mi ha fatto un ritratto molto figurativo, nel senso che è molto più figurativo rispetto a quelli che vedete qua dietro. Dopo ve li faccio vedere tutte e due. Poi, mentre facevo questo quadro, a un certo punto tira via, prende una tela e e butta giù un altro quadro. E l'ha fatto in quadro, quello figurativo l'ha fatto in 3 ore. Il secondo l'ha fatto in meno di un'ora, 40 minuti. Adesso ve li inquadro tutte e due, quelli che ho a casa. Poi a un certo punto tira via la tela e ha fatto quest'altro, questo quello a cui sono più legato, quello dove io mi riconosco di più. E che cosa significano? Andrea dovresti chiederlo a lui cosa significano. Dovresti chiederlo a lui. E a me però mi riconosco, sono degli atteggiamenti che lui ha visto in me, ha visto qualcosa, e lui è un artista espressionista. Poi vabbè, è un po' spirituale, così, non so se lo è ancora, credo che lo sia ancora, un devoto di Sai Baba, no? Un santone indiano, però ha il suo seguito, eh. Se guardi in internet, se guardate in internet, Pettinicchio comunque non è un cazzone, eh? Scuola Brera. Allora, adesso vi faccio vedere i ritratti, dai. Allora, questo è il secondo che mi ha fatto, c'è il riflesso. E qua sono abbastanza incazzato, non so cosa vi... E ha visto la mia incazzatura, probabilmente. Infatti ha detto, ci sto vedendo, avevo paura che mi picchiavi. Tenete presente che io sono stato lì 3-4 ore, no? Quando ho fatto il figurativo, cioè a un certo punto quando sei lì fermo, vengono fuori le cose, no? Cioè ti vengono fuori delle emozioni, no? E lui ha catturato questa emozione, e questo qui è il secondo che ha fatto, quello che ci ha messo
un'oretta scarsa. Invece quello che conoscete di più è questo. Qua sembro un vecchio. Sembro un vecchio qua, cazzo. Eppure avevo. Oh, ragazzi, ci avevo nel 98, avevo. Vediamo se sbaglio, ma non credo. No, no, 98, 98. L'ho fatto nel 98, c'avevo 29 anni, non avevo neanche 30 anni, ero un ragazzo. Un ragazzo, vero? Penso di averti dato una risposta soddisfacente, Andrea. Sei uno dei commentatori più assidui e quindi mi sento di darti delle risposte. Poi mi hai fatto un'altra domanda. Come pensi di sviluppare il canale in futuro? Allora, questo canale è nato, l'ho già detto in un altro video breve, questo canale è nato. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, il canale è nato perché mi sono dovuto iscrivere, perché sennò non riuscivo a vedere tutto quello che volevo vedere in YouTube, no? È nato nel 2000, l'iscrizione è 2013, credo, così vado vagamente a memoria. Vi ho già detto queste cose. Allora, nel 2020 sappiamo cosa è successo. Io ho iniziato a guardare un sacco di YouTuber, no? In quel periodo lì eravamo chiusi in casa e quindi mi sono messo a guardare un sacco di YouTuber che ogni tanto cito anche in questo piccolo canale. E poi a un certo punto, vabbè, ho già buttato su dei video, alcune giornate in pista, poi ho buttato su alcune lezioni di karate che ho fatto a Matteo, mio figlio, perché vabbè, lì non c'avevo un cazzo da fare, eravamo tutti chiusi in casa e quindi ma mi è venuto in mente una cosa prima, adesso mi è venuto in mente una cosa e manderò. Qualcuno mi ha fatto una domanda e su WhatsApp e adesso mi è venuto in mente che forse per rispondere le manderò un video. Divago, io c'ho la testa va a vola. Come evolvere? Ma non lo so come lo evolverò il canale, Andrea, non lo so come lo evolverò il canale, io butto su quello che mi viene in testa. Stasera, oggi, mi sentivo il cuore pesante e quindi io quello che sento lo metto. Il video precedente non è un video per giustificarmi, io non mi devo giustificare con nessuno. Io non devo giustificarmi. Però se ho qualcosa, se mi balena qualcosa, le mie emozioni, i miei pensieri, li butto qua. Non so come evolverà il canale. Non lo so. Butto su e poi chi lo sa? Chi lo sa cosa succederà? Non lo so. Poi c'è un altro commentatore, una commentatrice, Mary, se non. Però farò un altro video, questo qua sta già diventando abbastanza lungo, farò un altro perché mi ha fatto una domanda, poi io gli ho chiesto cosa intendi e non mi ha risposto, magari non ha visto la mia risposta, non lo so. Farò un altro video, farò un altro video, io vi do le risposte. Voi ascoltate le cose che, i contenuti che metto, mi fate le domande, io cerco di darvi le risposte. È uno scambio questo, no? È uno scambio, credo. O almeno dovrebbe esserlo. No, farò un altro video per il commento di Mary. Mary, vado a memoria, dopo vado a controllare. Mi sembra Mary. Mary, qualche numero, 95, qualcosa. Faccio un altro video. Questo è già quasi 10 minuti. Dai. Tutti i video, vi auguro una buona serata. Ciao!